stato, come stanno e se sono eventualmente disponibili. Allora, disponibili sono Giacomazzi e Fossati. Questi sono disponibili. Vera rimane a casa. I due hanno fatto allenamento sia ieri che oggi, quindi a pieno ritmo con la squadra, quindi sono 100%. Quindi entrambi potrebbero giocare all'inizio, quindi questo significa? Tutto è possibile. Oggi sono allenati bene, anche tutti e due, quindi vediamo, come sempre. Vi dico sempre che alla fine sceglierò sempre all'ultimo minuto, dai. L'importante è averla a disposizione tutte e due, questo è molto importante, visto l'assenza di Valerio, quindi a centrocampo, e vista anche l'assenza di Rossi per infortunio in difesa. Quindi avere due pedine in più è molto importante nella scelta. Nico sta bene? Nico si allena da una settimana con noi, quindi non lo metto più dagli infortunati, ha recuperato. Ma guarda, secondo me è una partita, faranno la partita della vita, perché gli allenatori in bilico stanno un attimino zoppicando, quindi per loro battere la capolista significa rilanciarsi, quindi cioè, mi aspetto una squadra molto caricata, molto maschia, sicuramente cambierà qualcosa visto qualche infortunio che hanno, quindi noi dobbiamo almeno i primi 20 minuti stare sul pezzo con massima concentrazione e massima cattiveria, secondo me. Poi è normale che il nostro DNA è quello di giocare a calcio, quindi alla fine giocheremo come abbiamo sempre fatto in tutte le partite. Sarà una partita diversa rispetto a quella di Coppa Italia? Ma sicuramente sarà diversa, anche perché sai, le partite di Coppa Italia sono partite estive, ancora entro in forma, quindi non è ancora il calcio vero. Però la squadra è quella che andremo a incontrare, sicuramente è un pochino più rodata rispetto a quella che abbiamo visto in Coppa Italia. Ed è strano perché è una squadra con un potenziale notevole, quindi è una squadra importante, costruita per far bene quest'anno, e sta zoppicando. Come leggevo sui giornali, il mister è in bilico, quindi sarà una partita difficile come tutte quante le altre, dai, poi sta a noi interpretarla nel miglior modo possibile. Credi che loro cambino modulo? Ma lui ha sempre fatto 4-4-2, 4-2-3-1, anche 4-3 ha provato, quindi bisogna vedere se recupera qualcuno, diciamo che mi sembra da Colle, mi sembra che l'ha recuperato. Colina no, non credo, quindi può anche darsi, ma con i giocatori che ha, con Ebagua, De Magni, Catellani, cioè Cisotti, ce ne sono tanti di giocatori lì davanti, quindi può fare qualsiasi modulo. Il problema è che in questo momento la squadra non sta trovando equilibrio, quindi cercherà un modulo che gli dà più equilibrio. Un pochino meno sorridente rispetto alle altre vigilie, per la settimana difficile, insomma, per questi un po' questi doppi infortuni, comunque acciacchi vari. No, è che sai, abbiamo due nazionali, un po' di acciaccati, un po' di qua, diciamo che anche se la settimana l'abbiamo fatta abbastanza bene, quindi la squadra si è allenata molto bene, però tante cose non le puoi provare, però dai, alla fine ecco perché rido poco. E in più sto pensando già anche al futuro, il fatto che col Frosinone mancheranno qualche nazionale, insomma. Dobbiamo stare sempre sul pezzo, non ci possiamo mai rilassare, quindi questo è per questo motivo che sto un po' meno sorridente del solito. Parigini e Loporto tornano in tempo, sì. Parigini e Loporto ci raggiungeranno in ritiro. Direttamente su. Sì. Direttamente su. Il reparto, diciamo, su cui è più margine di manovra, se possiamo dire, è l'attacco, perché bene o male è vero che Parigini appunto torna solamente alla vigilia, però
insomma, anche Perea nell'ultima partita comunque è entrato, ha messo un minuto nelle gambe, insomma qualcosa, qualcosa in più sembra possibile, no? Sì, sì, ma in avanti adesso con Perea, con, che non dico che sta al 100%, però si sta allenando sempre con la squadra, con continuità, quindi ha bisogno di giocare. Sta facendo anche buone cose in allenamento, quindi abbiamo qualche soluzione in più. Ma comunque anche le altre parti, con Giacomazzi che abbiamo recuperato, con sia Nicco che Fossati abbiamo anche altre alternative, quindi non è che ci siamo tanto a preoccupare. Tanto sicuramente chi andrà in campo darà sempre il massimo, come sempre fatto. Posto? Mister, rimane primo in classifica a Perugia, eh? No, cioè, perché... Comunque. Lasciamo perdere, la classifica noi non l'abbiamo mai vista, non dobbiamo continuare a non vedere. Come dico sempre, viviamo la giornata. Ci aspetta una partita importante, tosta, secondo me tosta, contro una squadra tosta, che sfrutta bene le palline attive, che anche fisicamente è abbastanza dotata, quindi è una partita dove secondo me ci vogliono tutte e tre i componenti. Testa, cuore e gambe, secondo me. Mister, buongiorno. Fuori dei denti, perché comunque se ne parla e insomma, io la domanda gliela faccio. Siccome diciamo, c'è una situazione di infortuni abbastanza complicata, alcuni sono traumi, alcuni sono diciamo, piccoli fastidi muscolari, ecco, siccome lei comunque in passato non ha mai fatto la preparazione dall'inizio, crede che ci sia una correlazione tra il fatto che ci siano questi piccoli problemi muscolari e la preparazione basata su una partenza, come aveva detto anche un mese fa prima dell'inizio del campionato, abbastanza forte oppure no? Ma non credo che sia la preparazione, perché se andiamo a vedere Giacomazzi è arrivato a preparazione finita, quindi non ha potuto lavorare con noi dall'inizio. Fossati l'ha saltata completamente perché ha avuto un problema all'inizio, quindi l'unico che si è fatto male è stato Rossi, che aveva giocato poco, quindi forse farlo giocare due partite consecutivamente ha potuto portargli questo infortunio. Però se noi andiamo a vedere, si è fatto male martedì in una ripresa, quindi non mi sembra tanto che sia frutto di questa preparazione. Il fatto che si corre, lo sapevamo, la B si corre tanto, anzi noi corriamo tanto. Quindi per far punti bisogna correre e abbiamo fatto una preparazione adeguata. Però se andiamo a vedere, Valerio sta fermo perché ha preso una vecchietta, quindi una ginocchiata, quindi non fa parte questa della preparazione. Sono tante piccole cose, però noi monitoriamo tanto anche la ripresa degli allenamenti. Infatti facciamo allenamenti differenziati per chi ha giocato 90 minuti, chi anche fino a 60-70 minuti fanno tutti i lavori differenziati. Quindi secondo me è un caso tutto questo, non può essere la preparazione, assolutamente. Ecco, rispetto invece all'attacco, Perugia nell'ultima partita ha segnato, se non sbaglio, due volte su calcio di rigore, ha concluso ma non è riuscito mai a segnare su azione. Avete lavorato anche per questo, per migliorare i movimenti e la lucidità degli attaccanti sotto porta? Ma guarda, dall'inizio che stiamo lavorando sugli attaccanti, anche perché è una coppia nuova, quindi si devono un attimino conoscere. Tutte le settimane, anche questa settimana abbiamo fatto tanti tiri in porta. E dobbiamo migliorare la qualità sotto porta, perché le occasioni arrivano. Il problema è che poi se sbagliamo è una questione di singoli. Anche se più si va avanti e più le occasioni diminuiscono, perché ti cominciano a conoscere, ti cominciano a prendere contromisure e quindi la qualità deve salire. Ci stiamo lavorando settimana dopo settimana. Speriamo che questa settimana si sbloccheranno gli attaccanti. Un'ultima domanda dal punto di vista tattico. Abbiamo visto con Motto una difesa un pochino più bassa, quindi inevitabilmente una squadra più corta ma con un baricentro un pochino più basso. Diciamo una squadra che più somiglia a quella che ha disputato il finale di stagione dell'anno scorso.
Crede che, diciamo, al di là della presenza di Giacomo Mazzi, questo sia l'equilibrio da tenere per tutto il campionato, oppure a seconda degli avversari sceglierà la soluzione migliore se giocare più alto o più basso? No, ma il fatto di giocare più alto o più basso dipende sempre da chi andiamo, da chi andiamo a affrontare. Quindi, e anche perché quando giochiamo in casa molte squadre si chiudono molto, e quindi giocando più bassi cerchiamo di stanare un pochettino per poi andare a prendere gli spazi. Quindi è sempre un'interpretazione della partita, non è una scelta. A seconda di chi andiamo a incontrare, di come si schierano, di come ci aspettano, la difesa si muove. Per esempio a Modena loro erano bassissimi, per forza dovevamo stare alti se volevamo andare a fare gol, quindi la difesa era un pochino più alta. Invece il fatto che... il Perugia in queste prime partite ha sempre fatto o quasi sempre meglio nei secondi tempi, neanche questo un caso o ha una precisa volontà tattica? No, diciamo che in alcune settimane abbiamo caricato un po' di più, quindi è un diesel, siamo partiti un po' imballati per poi finire in crescendo. Quindi a seconda di come carichiamo la settimana, no? Quando abbiamo la possibilità di lavorare, dobbiamo per forza caricare qualcosina. Ha visto anche la settimana scorsa non abbiamo fatto niente perché tre partite in una settimana non si poteva caricare nulla. Quindi questa settimana abbiamo caricato un pochino di più, sempre stando nei parametri che abbiamo, però non è una scelta, è come uno arriva al sabato alla partita. La sindrome Elogi, che è stata proposta come paura dal Presidente, che vuole evitare, come è successo già l'anno scorso, che grandi Elogi, grandi partite, c'è un po' di appagamento. Come la vivi? Come credi che ci sia questo rischio? Ne avete parlato in squadra? Ma io credo che rispetto all'anno scorso abbiamo una squadra molto più matura, più pronta. Anche perché abbiamo preso giocatori che hanno fatto la B, quindi mentalmente sono pronti a questo tipo di campionato. L'anno scorso forse abbiamo pagato il dopo Lecce, dopo quella prestazione bellissima che abbiamo fatto, c'è stato un momento di appagamento che secondo me, ma neanche, forse è arrivata anche nel momento in cui fisicamente siamo calati un po', quindi ma non credo che questo possa accadere quest'anno, anche perché siamo tutti i giorni sul pezzo. Poi non abbiamo bambini, tanti bambini tra virgolette, perché abbiamo giocatori come Rodrigo, come Giacomazzi, come Comotto, che stanno sempre lì sul pezzo a richiamare chi un pochino molla, quindi io non credo che questo possa accadere. A vincere domani, quindi, come al solito, nonostante tutto, oppure va a vincere. Andiamo a provare a vincere come abbiamo fatto sempre, e nella mentalità di questa squadra di non accontentarsi mai, quindi se giochiamo con umiltà e con attenzione, dove tutti giocano per tutti, io credo che possiamo portare a casa un grande risultato. Chiedo, nella seconda parte della conferenza stampa è stata molto propositiva e si è detto alla fine non dobbiamo preoccuparci, facciamo il nostro gioco, i giocatori ci sono e abbiamo lavorato. Ma allora, il muso un po' lungo della prima parte della conferenza stampa, da che deriva? Semplicemente è meteoropatica la cosa? No, ma non è questo. Sono stati così, dai, non vi preoccupate. Non c'è niente, devo essere sempre sorridente. Se sorrido poi sono rilassato, se non sorrido che sono incazzato. Niente, non è successo niente. È che si arriva alla vigilia, c'ho tanti pensieri in testa e continuo a pensare, come ho sempre fatto. A volte tiro fuori un sorriso, a volte sono troppo serio. Sento una battuta, il contratto. No, il contratto io la faccio domani. Volevo chiederle, in passato aveva detto che Galeone si interessava più ad Allegri che a lei. L'ha chiamata? Chi? No, Galeone. Ma no, assolutamente. Abbiamo bisticciato il mister, si è arrabbiata perché ho detto che guardavo Zeman e non lui, quindi non mi chiama più, mi è arrabbiato con me. Ma il vero profeta chi è?
Galeone o Zeman? No, a me Galeone mi ha allenato 10 anni, credo che non ci siano dubbi. Il problema è che lui si è un po' arrabbiato perché ho detto che Zeman a livello offensivo andava a prendere materiale su Zeman, perché a livello offensivo è il numero uno, secondo me. Senta, ma il fatto che Allegri, che era quasi un attaccante, giochi un pochino più in difesa, e Campione, che era un difensore, gioca più all'attacco, che riferimenti ha? Secondo lei è casuale, è una scelta, oppure, come ha detto anche un giornalista alla Gazzetta, della Gazzetta dello Sport, probabilmente aver allenato, aver giocato in difesa aiuta a capire anche certe dinamiche dell'attacco? Ma io credo che sia una questione di mentalità e di rischio che un allenatore vuole prendere. Quindi uno che gioca in difesa è normale che ha meno rischi. A me piace impostare da dietro con i terzini, con il portiere che gioca anche con i piedi, insomma tante piccole cose. È un rischio che io voglio correre, perché credo che così si responsabilizzano molto la squadra. Anche i portieri che sono lì dietro senza mai essere interpellati, mai essere considerati, invece così si sente un giocatore come tutti quanti gli altri. Grazie. Basta così? Madonna, c'è la socera.